State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Colleghiamoci con Salvo Sottile. Pico, che pico, amici, io sono Salvo Sottile. Ti guardo, mi piaci, indago sulle morti, i casi scabrosi, e scopro chi è stato a scappare, e lo faccio incriminare, sì. Quando sono vivo a pupiti, a proprio figo, sono proprio figo. Amici di M2O, eccomi qui con la mia trasmissione, Linea Gialla, la trasmissione che anche Marco Masini guarda e apprezza, tiè! Salvo, Masini l'apprezza tantissimo, direi. Sì. Tu, amici, avete sentito, Masini mi ama. Ma no, Salvo, io credo invece che la odi di brutto. Ah, vabbè, tanto per me amore e odio sono la stessa cosa. Dunque, per chi solo ora si fosse collegato con M2, parliamo del caso scabroso della ministra di giustizia, Anna Maria Cancellieri, oggi e domani. No, Cancellieri basta, Salvo, non si inventi i cognomi. Ma che cosa sarebbe accaduto? Eh beh, uno scandalo grosso. Ma perché è accaduto? È quello che si domanda. Andano tutti. Ma soprattutto, chi è caduto? Ma nessuno è caduto, è accaduta una cosa che riguarda i ricchi e il potere, dai. Dunque, che cosa si nasconde dietro questa ennesima commedia all'italiana? No, no, nessuna commedia, qui c'è poco da ridere. Bravo. Salvo. Ah no, qui si ride un botto. Queste le parole di Ristilecco, i quali avrebbero consegnato, usiamo il condizionale, sì, intercettazioni scottanti, documenti così scottanti che ci potremmo fare un pollo arrosto, così scottanti da farci un panettone ai ferri, così scottanti da... abbiamo capito, Salvo, scottanti. Ecco, bravo, ma ora vestiamoci da pompieri e ascoltiamo che cosa hanno intercettato direttamente a casa della ministra Cancellieri per gli amici a Soralella. È vero, uguale. Sentiamo questo scoop. Intercettazione. Pronto? Pronto? Pronto, Anna Maria, puoi parlare? Oh sì, anche se qui col caso di Cristi è successo un putiferio, ma dimmi tutto. Ascolta, Anna Maria, parlo piano che sennò ci intercettano e c'è poi stato. È una questione delicata. Oh cretino, e se ci intercettano ti sentono lo stesso. Serve? Devo chiamare un giudice, devo fare il culo a un'avvocata, un grillino, tu dimmi che ci penso io. Senti, bellezza, mi devi liberare. Ah no, ora proprio non si può e devi aspettare che si calmino le acque. Oh, ma quali acque? Bella mia, tu mi devi liberare. Io sto nella merda fino al collo, mi devi liberare subito. Oh, non posso, e te l'ho detto. Oh, Anna Maria, ma siamo in Italia, me, che te ne frega te, hai fatto 30 e fai 31. Ah, già, siamo in Italia, e vabbè, allora dove sei rinchiuso? Sto a casa mia, sto. Ah, se c'hai i domiciliari? No, sto chiuso in bagno, la cartigenica è finita, si è ingroppato il cesso e l'acqua sale, aiuto. Senti, ma te hai già provato con Mr. Muscolo? Sì, ma fassino non potevo. Ah, vabbè, allora senti, io ora non posso fare niente. Oh, Anna Maria, ma io sto legando nella merda. Aiutalo. Ops, è caduta la linea. Vabbè, italiano più, italiano meno. Davanti alla legge, la merda è uguale per tutti. Ma no! Dunque avete sentito, gli amici si vedono nel momento del bisogno. Salvo, però in questo caso che doveva aiutare non lo ha fatto lei, dai. Vabbè, come si dice, ai buoni la dolce occhissina, ai cattivi che spingano da soli. Ma no, ma lei fa cabaret o giornalismo? Io faccio tutti e due. Ecco. Questo è il mio segreto che tutta Italia ama. Ma quando mai? E allora con questa quarta rivelazione di Fatima, io vi saluto e vi aspetto alla nuova puntata di Linea Gialla, il programma giallo come i denti di Moratti. Ma no! Ciao, Salvo! M2O.